Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo tini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre puzza sotto naso, facci mancare a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti canni zusi, ma siamo solo giucce presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, oggi 21 giugno, ricordiamo San Luigi, quindi approfittiamo per fare gli auguri a tutti i nostri fratelli e alle nostre sorelle che portano questo nome, Luigi, che lo ricordiamo tutti per la sua purezza, la sua immacolatezza. Ecco perché sarà stato, io conosco poco della vita di San Luigi, ma sarà stato sicuramente un nostro fratello vicino, unito a Gesù e a Maria. Ecco, siamo reduci di queste due solennità, il Sacro Cuore di Gesù venerdì, l'altro ieri, noi qui a Cosenza abbiamo avuto la gioia, sono stati ordinati tre nuovi sacerdoti, tre giovani per i quali preghiamo davvero la Madonna che li custodisca e li aiuti ad entrare sempre di più in rapporto con Gesù, con il suo cuore, il cuore sacratissimo di Gesù, per poterlo fare conoscere ad altri. Ecco, dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Tutti i cristiani dobbiamo recitare questa giaculatoria bellissima, soprattutto noi preti, che se non siamo portatori di Cristo, già ogni cristiano, se non è portatore di Cristo, ma che cristiano è? Ecco, però per portare qualcosa o qualcuno, in questo caso, bisogna averlo. Ecco, noi portiamo sempre i nostri genitori, quello che ci hanno trasmesso loro, ma non basta, amici miei, noi dobbiamo portare nel mondo il Figlio eterno di Dio che ha voluto assumere la nostra natura umana per noi uomini, per la nostra salvezza, e che ci ha salvati con la sua morte e risurrezione. La domenica è il giorno del Signore, dobbiamo fare memoria di questo. Purtroppo siamo deboli, allora venerdì abbiamo celebrato il Sacro Cuore di Gesù, il cuore di Gesù da cui scaturisce questa misericordia, questa sorgente di misericordia per noi, l'acqua e il sangue che vorrebbero purificarci e rinnovarci, l'acqua purificare dalle nostre sporcizie e il sangue ridarci la vita dei figli di Dio. Ma purtroppo tante volte noi siamo distratti nella nostra sigla, lo diciamo, diciamo le verità semplici, siamo tutti su tu stesso cielo, tutti su tu stesso sole, tutti su ta stessa luna e tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta la stessa aria, ne viviamo tutta la stessa acqua, camminiamo sopra la stessa terra. Allora, come si spiega tutta questa guerra, tutta questa confusione? Si spiega, perché noi ne scordiamo troppo facilmente. Ecco, perciò Gesù ci ha detto, fate memoria di me. Noi ne scordiamo troppo facilmente, siamo nati senza fa a domande. Io non ho fatto la domanda per nascere maschio, chiamarmi Giancarlo. Ecco, nessuno di noi sceglie il paese, il luogo, il tempo. Ecco, la nostra vita è un dono, amici miei, non lo dobbiamo dimenticare. Invece noi dimentichiamo troppo facilmente che siamo nati senza fare domande, e di tutte le cose che ne siamo chiedi, per la verità poche, quando morimo, e se può morire in un momento all'altro, un ne portiamo niente. Quindi, purtroppo, tante volte abbiamo la puzza sotto un naso, ne facciamo a gara a chi ne è più esperto, io sono più esperto di te e tu sei più esperto di me, e siamo curiosi, ne facciamo tanti grannezzosi, ma poi stringe, siamo tutti ciucci e presuntuosi. Io veramente
quelli che sanno qualcosa sanno di non sapere, come il grande filosofo diceva, io so di non sapere, perché, amici miei, ve la ricordate quella bellissima poesia di Ungaretti, che è facilissima da ricordare, corta corta, mi illumino d'immensa. Ecco, io non lo so voi, ma io ancora non ho capito bene la mia vita. Chi camba fa, amici miei, chi camba ma fa? Io, perdonatemi, ma se non ci si fa queste domande, ascoltare un private caparra che ne lei ha l'Evangelo, a che serve? Ecco, serve perché quella pagina di Vangelo, che sono parole di Gesù, di questo uomo straordinario, unico, Gesù di Nazareth, l'ebreo Gesù di Nazareth, possono illuminare questa confusione che c'è nella nostra testa. Allora, io ho incominciato a capire che campo per me imparà a volere bene, ecco, volere bene a me stesso e volere bene agli altri. Tempo fa, canticchiando quella canzone, vecchia canzone degli alunni del sole, che dice, ma chi... Allora ci ho cambiato le parole e ho detto, ma chi camba ma fa? Ma chi camba ma fa? Cambamo sulla mente, penne putimbara, a ne volire bene, ma bene veramente, senza costringimenti e senza falsità. Si me volissi bene, ma bene veramente, tu me lassassi libero, puro, de sbagliar. Si me volissi bene, ma bene veramente, ecco, me lassassi libero. Ecco, questa è la cosa bella del nostro essere cristiani. Gesù, per lasciarci liberi, si è lasciato inchiodare alla croce, per rispettare la nostra libertà. Ecco, l'annuncio cristiano è una proposta, non è un costringere a credere. Io cerco di convincere qualcuno che avere questa speranza di Gesù di Nazareth, figlio di Dio, è veramente una cosa che ti sostiene la vita, amici miei. Perché se non ci vengono i dubbi, nella sigla noi diciamo, chi ne ha fatto non si è sbagliato, aveva prevista tutta sa confusione, tutta sa imbroglia, n'ha fatto liberi di sbagliare, liberi puro e in ammazzare, e ne sentiamo di notizie brutte, e tante volte non riusciamo noi nemmeno a fare il bene che desideriamo. Chi ne ha fatto non si è sbagliato, lasciandoci liberi ne cocia tutti di un stesso brodo, ne giracchia non già sa quadara, e non te ne ha preso, ne sa aspettare. Chi ne ha fatto, non si è sbagliato, e ne vo bene veramente, veramente, per salvare proprio a tutti quanti, un Padre Eterno, un mistero che è all'origine di tutto, n'ha dato un figlio. Siamo nel 2020, perché il figlio è venuto sulla terra? N'ha data a mamma, perché ci ha consegnato a lei. Ieri abbiamo celebrato il cuore immacolato di Maria, e pensiamo con rifugio delle anime, e pensiamo con affetto, con devozione e gratitudine al Signore che ci ha donato mamma Natuzza, a tutto il mondo, ma a noi calabresi in modo particolare, come il dono di San Francesco di Paola. La Madonna nell'ultimo messaggio di maggio ci ha detto, pregate i santi perché pure voi possiate avere il desiderio del cielo, non solamente il desiderio che la nostra vita sulla terra possa migliorare, ma per quando può migliorare la nostra vita sulla terra, siamo sempre in passaggio. Allora, chi ne ha fatto non si è sbagliato, ne ha dato un figlio, ne ha data la mamma, e soprattutto fino all'ultimo ne perdona, perché tutti a Lucia lo ne può portare. Ecco, ci stiamo avvicinando al compleanno, il 39° anno dell'inizio delle apparizioni della madre di Gesù a Međugorje nell'ex Jugoslavia. Sono 39 anni, il 24-25 si inizierà il 40° anno di questa apparizione. Perché appare la Madonna? Per cercare di aiutarci a credere che questo benedetto ebreo Gesù di Nazareth è veramente non solo il figlio suo,
E lo figlio, tuo padre eterno, che ben non te ne salva, e ci ha già salvati, ma purtroppo non riusciamo a godere di questa salvezza. Allora, il 25 maggio ha dato questo messaggio. Sentiamolo prima di vedere insieme il Vangelo. Cari figli, pregate con me. Ecco, io ho iniziato, ecco, la mattina la prima cosa che faccio è pregare insieme alla Madonna il Rosario alle 7 e poi accogliere la parola del suo figlio Gesù, ecco, contemplare i misteri della vita di Gesù, perché il Rosario serve a questo, e poi o celebrare la Messa, questo grande mistero, la cosa più grande che possiamo fare su questa terra, no? Toccare il corpo vivo di Dio, nutrirsi del suo corpo e del suo sangue, specialmente la mattina, per iniziare una giornata con Lui. Pregate con me perché possiate accogliere mio figlio per la vita nuova, non lavata per la nuova di tutti voi figlioli, nei vostri cuori sapete cosa deve cambiare. Ecco, tanti vorrebbero cambiare nel corpo oggi, purtroppo, che io ricordo pure quando ero ragazzino, pure io volevo cambiare nel corpo perché non ero molto soddisfatto della mia altezza. Io ho misura militare, 1,65 m, insomma, praticamente mi dispiaceva quando vedevo qualche amico bello alto, 1,80 m, diceva, mannaggia la miseria, potevo essere pure io più alto. Mo non desidero più, né manco la salute bella, però non è la cosa più importante nella vita, amici miei. Allora c'è questo desiderio di cambiamento, diventare ricchi, di avere un fisico bestiale, avere la tartaruga, avere la palestrate, ma poi c'è la gioia, ma c'è la gioia di vivere, c'è la certezza che la vita non è solamente questa, amici, purtroppo non c'è. E questo dobbiamo desiderare di cambiare, cioè di credere veramente in Dio, non per modo di dire. Voi sapete cosa c'è da cambiare nei vostri cuori, perciò ritornate a Dio, è sempre la stessa cosa, e ai Suoi comandamenti, specialmente alla preghiera. Ecco, Gesù raccontava, si inventava dei fattarelli per giustificare, documentare la necessità di pregare sempre senza staccarsi, non di dire le preghiere, recitare formule, abracadabra che fa la magia, a bacchetta magica e Harry Potter, io. No, essere coscienti che io sono nelle mani di Dio, dipendo da Dio, non dipendo dagli uomini, e quindi per quanto io devo dare conto agli uomini, ma prima di tutto devo dare conto a Dio. La preghiera è questo, ecco, cercare continuamente la connessione con colui che mi fa essere e fa essere me e fa essere tutto e tutti. E allora si comincia a pensare bene, parlare bene, agire bene. Se non c'è questa connessione, non si pensa bene, non si parla bene, ma non correttamente nella lingua che ognuno ha. Io sono una frana, penso che ve ne rendete conto, mischio dialetto, ma sbaglio, perché sono un povero ignorante, insomma, no? Però ho qualcosa di importante da dire, perché un signore non si serve di persone sagge e dotte. Venerdì alla messa Gesù esplode di gioia: ti benedico Padre perché hai tenuto nascoste queste cose, le cose più semplici della vita, ai dotti e ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli, insomma, diciamo ai fessi, pure ai fessi come Don Giancarlo, che ognuno di noi può essere portatore di qualcosa di più grande infinitamente di Lui, cioè di questo amore che Dio ha per ogni sua creatura. Siamo tutte creature e poi siamo figli. Gesù vorrebbe renderci figli come Lui. Ecco, ritornate a Dio affinché lo Spirito Santo possa cambiare le vostre vite, ma veramente cambiarle. È il volto di questa terra, il volto, specialmente gli occhi, perché anche il volto, se si sposta, si ride, ma i pagliacci sotto c'hanno una grande tristezza, il pagliaccio, no? E ce l'ho pure io la tristezza,
La tristezza, perché la tristezza è una cosa buona, altro che per favore vai via. Ecco, la tristezza perché non ci apriamo a Dio, non ritorniamo a Dio. Questa deve essere la tristezza, quindi non possiamo avere quella vitalità. La vita ce la dà Dio, ma la vera vita, non la facciata. Ecco, lo Spirito Santo possa cambiare le vostre vite. È il volto di questa terra che ha bisogno del rinnovamento nello spirito. Figlioli, siate preghiera, non dite le preghiere, siate preghiera. È un'espressione non facile da capire. Delle volte, se si incontra una persona consapevole, cosciente di quello che è, già dalla camminata, da come prende un caffè, da come guarda, da come si muove, poi si sente parlare e agire, ti rendi conto che prega, è in contatto, è connesso con colui che muove tutto, che è Dio. Non sono i potenti della terra che fanno girare il mondo, che danno la vita all'universo, è Dio. Quindi siate preghiera per tutti coloro che non pregano e quindi vivono presi, sballottati di qua e di là, affannati, affaticati, oppressi perché non raggiungono quello che vorrebbero. È triste. Ma voi siate preghiera per tutti coloro che non pregano, siate gioia, ma gioia vera, gioia profonda, gioia autentica per tutti coloro, specialmente che sono un po' affaticati, oppressi e non vedono una via d'uscita. E questa è una cosa che riguarda tanti nostri fratelli, quanto è importante incontrare qualcuno improvvisamente che ti illumina. Ecco, con la sua presenza e magari con una semplice parola, ma più che le parole, un gesto, una solidarietà non tanto materiale, ma una solidarietà umana profonda, quando uno sente ti capisco, mi dispiace veramente, oppure gioisco, sono contento con te. Noi abbiamo bisogno di questo, amici miei, di questa solidarietà umana totale, ecco, nella gioia e nel dolore, nei momenti di soddisfazione, ma anche nei momenti di fatica e di dolore. Questa presenza di Dio, questo essere sempre connessi con Dio che permette il male, ma dal male ha la potenza di ricavare il bene. Siate gioia per tutti coloro che non vedono una via d'uscita. Siate portatori della luce nelle tenebre. Gesù diceva di sé, io sono la luce del mondo, se voi state con me vi accendete pure voi e portate la luce nel mondo, che non è la mia ma è la luce del Padre. Ecco, Gesù sentiva profondamente questa sua missione di portare l'amore suo e del Padre. Ecco, questo è lo Spirito Santo, è la tridimensionalità del nostro essere. Non basta un corpo, non basta un'anima. Ci vuole lo Spirito di Dio perché la nostra vita sia vita. Ecco, perciò dobbiamo pregare perché lo Spirito possa cambiare le nostre vite, perché sennò sono vite simili alle vite animali, che sono bellissimi gli animali, le piante, le cose, tutto è buono, ma noi siamo chiamati a rispecchiare la bellezza, la bontà, la giustizia, la verità di Dio. Allora, siate portatori della luce nelle tenebre di questo tempo inquieto e pregate e chiedete l'aiuto e la protezione dei santi affinché, ecco perché dobbiamo pregare i santi, affinché anche voi come loro, i santi sono quelli che fanno un'esperienza di Dio e incominciano ad essere sicuri del paradiso, dell'altro mondo, dell'altra vita. Natuzza, quante persone ha consolato, ha confortato, ha illuminato. Perché? Aveva studiato teologia, cristologia, patrologia, tutte quelle cose che abbiamo studiato noi in seminario prima dell'ordinazione. No, amici miei, era in rapporto costante, connessa continuamente con Gesù e sua madre.
E i giorni della Quaresima, i giorni della Settimana Santa, partecipava a quel dolore che è il dolore di Gesù, vedendo i suoi fratelli che vivono come viviamo, gli partecipava in modo particolare. Ecco perché ha consolato tanti nostri fratelli con situazioni difficili, perché era in connessione con Dio attraverso Gesù e Maria. Ecco, ieri e l'altro ieri, ripeto, Sacro Cuore di Gesù, Cuore Immacolato di Maria. Pure io, pure tu, ognuno di noi deve essere in rapporto con loro. Quindi pregate e chiedete l'aiuto e la protezione dei santi che lo sono stati, affinché anche voi possiate bramare le realtà celesti, il cielo e le realtà celesti, e io sono con voi e vi proteggo. Allora, vediamo un attimino il Vangelo di oggi. Ecco, gustiamoci Gesù, cosa ci dice in questa domenica. È il Vangelo secondo Matteo. Gesù dice ai suoi discepoli, anzi ai suoi apostoli, che stando con lui, sì, erano contenti, felici, entusiasmati, ma avevano anche paura. Dice: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Amici miei, prima o poi si vedrà chi sono io, chi sei tu, si vedrà tutto. Non c'è nulla di segreto che resterà nascosto. Ecco perché è bene riconoscerlo in anticipo, per non fare brutte figure. Non fare brutte figure. Ecco, dobbiamo dire che gli scheletretti negli armadi di ognuno di noi ci sono e noi lo confessiamo. Non c'è bisogno di dire, di specificare, però c'è bisogno dell'umiltà di non giudicare nessuno per non essere giudicati noi. Questa è la meraviglia. Amici miei, poi noi cattolici abbiamo il sacramento della confessione, noi sacerdoti su questo e su altre diciamo obbedienze facciamo molta fatica, lasciamo molto a desiderare, ma sulla confessione anche i sacerdoti più sbandati mantengono il segreto, ecco come anche i psicologi, gli psichiatri, che purtroppo loro lavorano e guadagnano. Noi non solo non guadagniamo, che è gratis, chiacchierate con il prete, neanche un prete per chiacchierare, farebbero bene a tanti nostri fratelli, ma c'è sta paura, quindi si accontentano di andare a pagare i psicologi e i psichiatri per raccontare, per tirare fuori, ma quello non ti può dare la soluzione, non ti può dare la grazia. Invece nella confessione, se si è fatta con un pizzico di fede, si può ricevere la grazia. Ecco perché Padre Pio, quando sentiva che nel confessionile c'era qualcuno che era giunto per chicchiaria, per curiosità, si arrabbiava e lo mandava via. Perché, amici miei, noi dobbiamo confessare bene i nostri peccati, ripeto, non pubblicamente, ma abbiamo la confessione intimamente, a tu per tu con Gesù. Quindi un bel spagnato, se vi spagnate significa che dovete nascondere qualcosa, e allora, belle mie, che vi posso fare io? Non vi posso fare niente, dovete cercare di metterli in evidenza i vostri peccati. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Giovanni Battista voleva bene a Erode. Dice, che tu ti tieni a moglie e frate, te pure a figlia, non sarai mai contento. Questo diceva San Giovanni, ci ha tagliato da capo Erode, ma non lui. Ha fatto la trappola e lui ci è cascato. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna sia l'anima che il corpo, perché il demonio, il diavolo, Satana, come vogliamo chiamare, ci vuole trascinare con lui. La Madonna a marzo ha detto che Satana vuole distruggerci e vuole distruggere anche il pianeta, ma noi non ci stiamo, ecco, con la preghiera. Con la preghiera, l'arma più potente, la preghiera al Padre Eterno che ci ha insegnato Gesù, noi ci esorcizziamo continuamente, le nostre famiglie, le nostre comunità, i luoghi di lavoro. Dobbiamo pregare, amici miei, pregare seriamente che sti maledetti demoni
si allontanino da noi e vengono ricacciati all'inferno, magari con l'aiuto di San Michele Arcangelo. Ecco, perché Gesù dice, di questo dovete avere paura, che il demonio vi tiri giù con lui. Ecco, due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo permetta. Ecco perché Dio permette il male, amici miei, non lo dimentichiamo. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Ecco, questa è la fiducia, la fede che dobbiamo desiderare, perché l'unico motivo per seguire questo benedetto Gesù, e non è per avere successo, è per stare bene, campagendarmi, è per avere la fiducia in Dio. Lui ha 33 anni, se n'è andato, e se n'è andato in malo modo, ma è risorto, perché durante la sua vita terrena Gesù ha pregato con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte ed è stato esaudito. E quindi io, tu devi fare lo stesso, amici miei. I santi sono diventati santi perché hanno pregato, hanno chiesto a Dio la sua forza, la sua grazia. Ecco, perché Gesù l'aveva detto, senza di me non potete fare nulla, senza lo Spirito di Cristo risorto, è meglio che stiamo fermi, facciamo meno danni a noi stessi e agli altri. Voi valete più di molti passeri, perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Allora, amici miei carissimi, preghiamo Gesù, ecco, stiamo uniti a Lui e diciamogli sempre quello che Don Francesco Mottola, questo sacerdote di Tropea, in concetto di santità diceva a Gesù: ho bisogno di te, Gesù, ecco, come chi ha fame alla sera del pane dopo il lungo cammino del giorno, ho bisogno di te, come del fuoco il morto di freddo dopo una lunga giornata di duro lavoro in mezzo a tempeste gelate. Ho bisogno di te come dell'acqua della fonte cercata in un giorno d'estate. E poi all'ultimo dice, ho bisogno di te come dell'aria d'ogni istante perché la vita stroncata dall'asfissia non muoia. Vieni, Signore Gesù, e vieni a portarmi Dio, perché tu sei Dio, sei il Figlio di Dio e io, la mia vita ha senso solo in rapporto con Dio, come diceva Sant'Agostino, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Allora buona domenica, carissimi amici, e speriamo che la Madonna ci sostenga in questa nostra lotta, ecco, che la preghiera è chiedere a Dio il dono dello Spirito Santo. Arrivederci alla prossima domenica, ma sempre a Dio piacendo. Ciao, ciao. Siamo tutti su tu stesso giro. Siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda e tutte cose che ne siamo tini. Quando moriamo ne portiamo niente, abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo mancare a chi ne non ci spirito e ne facciamo tanti canni zusi, ma siamo solo giù c'è presunto.